che 40 anni. 40 anni di lotte e di conquiste. È una revisione dello statuto dei lavoratori che era costruito su un lavoro stabile e duraturo. Io credo che oggi per il sindacato, per la CGIL, si apre una fase nuova dove ovviamente bisogna iniziare a recuperare quello spazio che noi abbiamo lasciato un po' libero. Oltre ai lavoratori, tra virgolette, protetti, si usa dire così ormai, abbiamo una folta platea di persone che non hanno gli stessi diritti degli altri, ed è necessario, con questi cambiamenti che ci sono stati, ripristinare un rapporto con queste persone, che nel tempo è stato, secondo me, insomma, la mia valutazione, un po' sottovalutato da tutti noi. Quindi c'è la necessità di riprendere il rapporto con i lavoratori e le lavoratrici di questo mondo del lavoro che si è trasformato e che deve essere per forza rigovernato. E noi siamo bravi su questo punto, il modo di come fare il sindacato a livello territoriale, perché noi viviamo ancora con le tessere. Perché al di là che siamo seduti qua in tre, è noi che stiamo iniziando questo percorso di riconquista dei diritti. Di valutazioni, opinioni, cercheremo di spiegare con serena. Noi abbiamo fatto una sfida, mi permetto di dire, abbiamo lanciato un po' prima la carta dei diritti. Il sindacato chiede di modificare la legge 300 per tutti i lavoratori. Il vero problema che noi dobbiamo affrontare è trovare un punto di aggregazione per chi ovviamente non ha questo tipo di sindacalizzazione. Come facciamo a trovare quei punti di aggregazione che riportino i giovani a valutare la nostra organizzazione per quello che è, per quello che ha fatto negli anni? La storia è importante, la storia è importante se poi viene riportata nell'attualità. E per riportarla nell'attualità noi abbiamo la necessità di farci capire bene dalla gente. Quindi l'autocritica serve per capire cosa facciamo. Siamo attaccati, e non è, lo sentivo il compagno che ha parlato prima, giustamente si mettono in fila i punti, riprendevi che te, ed Emilio, ma in realtà noi cosa abbiamo fatto negli anni passati per far sì che quei lavoratori nei nostri contratti, pur avendo la presenza nelle aziende e essendo flessibili, non abbiamo mai ovviamente fatto un ragionamento molto specifico sul contratto nazionale. Spesso quei lavoratori si riferivano al NIDIL o quant'altro, insomma abbiamo creato un apparato sopra un contratto che poteva governare questa cosa qui. Allora lì secondo me c'è un errore, che dobbiamo recuperarlo quell'errore. Se pensiamo all'attacco che noi stiamo subendo, e da mo' che lo stiamo subendo, proprio sulla questione della rappresentanza, ci viene trasmessa la paura, però non siamo in grado di spiegare a queste persone che il sindacato ha un valore fondamentale. Mi piacerebbe, Emilio, ricordare proprio sulla questione della rappresentanza cosa è successo a Ferrara con Luca Fiorini, per esempio. È stato un RSU, un dirigente della nostra organizzazione, un segretario territoriale, in una trattativa è stato licenziato perché ha messo una spalla sopra il direttore. Stavano licenziando due donne in quell'azienda lì, in maniera immotivata. Questo compagno è stato messo alla porta. La CGIL, noi dobbiamo valorizzarle queste cose qui, perché questi valori che riusciamo a trasmettere, facciamo capire a quelle persone lì, a quei lavoratori, a quei giovani che affrontano il mondo del lavoro, che la nostra organizzazione è un'organizzazione forte che si prende il dovere e l'onere di affrontare anche le strade più difficili, perché è anche questo che noi dobbiamo fare. Luca Fiorini è stato reintegrato nel posto di lavoro e io penso che questa sia stata una sfida nei confronti di un momento in cui, attraverso il Job Act e tante altre cose che si stanno buttando lì, stanno mettendo in crisi proprio la nostra realtà, il nostro modo e la nostra volontà di difendere le lavoratrici e i lavoratori.